Oggi partecipate a un primo incontro per quanto riguarda la costruzione del piano strategico. Come comuni, che cosa vi aspettate da questo progetto? Ma noi come comune, anche se siamo insediati da poco, chiaramente questo è uno dei nostri obiettivi principali, la realizzazione del PUC, anche perché il nostro comune, il nostro territorio è interessato dalla stazione alta velocità e quindi sappiamo bene che bisogna, come dire, sviluppare tutta un'area intorno alla stazione. Quindi abbiamo già un preliminare di un piano regolatore adottato con la vecchia amministrazione, noi lo stiamo comunque portando avanti, quindi a breve con il nuovo dirigente che si deve insediare qui a qualche giorno, proprio all'urbanistica, porteremo sicuramente avanti questo nostro pensiero di sviluppo dell'intera area di Afragola. Se lei dovesse indicare una o due soluzioni immediate che chiede alla città metropolitana, scuole, strade... Sì, il nostro piano regolatore purtroppo è fermo dal 1976, quindi effettivamente è una priorità. Certo, Afragola è in forte espansione territoriale e chiaramente ci sta tutta una zona limitrofe periferica da porre in essere uno sviluppo per strade, fogne, sottoservizi e quant'altro. E poi chiaramente siamo interessati anche al ripristino delle scuole, alla manutenzione delle scuole, alla vulnerabilità delle scuole che purtroppo manca da parecchi anni sul nostro territorio.